Alessandro, tu tra l'altro sei stato proprio per noi poche settimane fa nel Donbass, nelle repubbliche indipendentiste, e invece a distanza di una manciata di giorni, ecco cosa siamo a raccontare. Stiamo raccontando una pagina drammatica, oggettivamente, Monica, che trova spunto in quello che poi abbiamo raccontato proprio stando lì tra Lugansk e Donetsk, zone interdette alla gran parte dei giornalisti occidentali negli ultimi anni, ed era un senso di frustrazione enorme da parte di questa popolazione perché si sentiva non riconosciuta nelle proprie aspettative. Loro dal 2014 avevano addirittura costituito l'idea di formare una repubblica, Nova Russia, che doveva essere integrata dentro il territorio della Federazione Russa, e invece all'epoca il Cremlino frenò questa aspettativa, e da allora sono passati quasi 8 anni, quella frustrazione continuava a permanere. Oggi, con le azioni degli ultimi 3 giorni, Putin sembra andare, sia pure in ritardo, in maniera clamorosa e col clangore dei cingolati, verso quella direzione, cioè non soltanto riconoscere le due repubbliche indipendentiste e a questo punto tornare a quello che era lo status del Donbass all'inizio del conflitto, aprile 2014, quello che comprendeva da parte dei separatisti anche Mariupol, l'abbiamo detto più volte, porto strategico sul mare di Azov, e arrivare fino a lambire Kharkov. Quello era il Donbass separatista, filorusso, prorusso, 100% russofono, che doveva essere in qualche misura ricondotto sotto l'ala protettrice di Mosca. Quello che sta succedendo in queste ore mette insieme questa antica, diciamo così, frustrazione di quelle popolazioni minoritarie nel cuore grosso, nel campo grosso della Ucraina, cioè i filorussi, e al tempo stesso dà al 22esimo anno di potere praticamente assoluto qui in Russia Putin il senso di voler marcare la storia. Se vogliamo, possiamo considerare questa giornata come quella lungamente attesa per dire tante cose contemporaneamente all'Occidente che sono rimaste indigeribili per il leader del Cremlino, no alle rivoluzioni colorate che si sono succedute in tante ex repubbliche sovietiche, non soltanto la Georgia, l'Ucraina 2 volte, la Bielorussia, si è tentato in Kirghizistan. No a questa proiezione progressiva dei valori, oltre che degli armamenti occidentali, sempre più a ridosso delle postazioni, dei confini della Russia. Insomma, con questa mossa così violenta, così muscolare, anche così imprevista forse e imprevedibile, salvo che per i servizi di intelligence americani, Putin è come se volesse ridisegnare la scacchiera sulla quale da molti anni c'eravamo in qualche misura sistemati, ritornando al di là della retorica zarista imperiale russa sulla volontà da parte di questa forte leadership russa, di una potenza nucleare, di rimettere i punti di riferimento delle proprie aree di influenza in questa striscia europea che dal Baltico arriva fin sul Mar Nero e che da una ventina d'anni è stata considerata da noi occidentali come terreno di propulsione delle nostre attitudini, dei nostri valori, dei nostri interessi, delle nostre vaghe culturali, e dall'altra parte come dire, un restringimento progressivo della russità che in questi territori si era radicata nel corso dei secoli. Ecco, Putin al 22esimo anno di potere, ne avrà forse qualcuno ancora davanti, sembra deciso a rimettere, come dire, alcuni tasselli del puzzle di interesse primario, così dice, della Russia nel nuovo quadro di rapporti di forza che ci sono tra lui e l'Occidente, tra lui e gli Stati Uniti in particolare, con l'Europa che è stata in qualche misura vista come un interlocutore possibile, come una dimensione Certo. auspicabile, come un modello di vita invidiabile, ma non sufficientemente autorevole per rappresentare un terzo punto di vista tra l'Occidente Atlantico, la Russia ultrauralistica Chiaro. e appunto Bruxelles e le capitali europee. Grazie, grazie Alessandro Casieri.